Prevenire e vivere. Con questo messaggio oggi nei locali dell'area commerciale di Trapani della banca Unicredit, la Lilt ha presentato le attività della sezione e il progetto di prevenzione oncologica che si avvarrà di un nuovo ecografo. L'importante strumento è stato acquistato grazie al contributo erogato dalla banca attraverso i fondi di Carta Etica. Unicredit, che è una banca molto capillarmente diffusa sul territorio regionale e non solo, possiamo dire che è la banca del territorio, già da diversi anni ha costituito un fondo all'interno del quale affluisce il 2 per 1000 di tutte le transazioni che fanno i nostri clienti con la carta etica. E queste somme annualmente vengono distribuite sul territorio a delle organizzazioni, a delle ONLUS che si occupano di sociale e che sono appunto attive nel supportare le fasce più deboli della popolazione in attività appunto di questo tipo. È da tenere in considerazione che da quando è partita questa iniziativa sono stati fatti più di 180 interventi e distribuiti sul territorio regionale 1.900.000 euro. Oggi tocca alla Lilt di Trapani, su cui siamo intervenuti con l'acquisto di un ecografo. Le attività della sezione di Trapani della Lega Italiana Lotta ai Tumori sono state illustrate dalla Presidente Elisabetta Butera, che ha ricordato come il progetto abbia visto la collaborazione attiva di Sandro Nocera, attuale direttore della filiale di Corso di Presa di Mattarella di Unicredit. Oggi siamo qui a raccontare una bella storia che nasce qualche mese fa, forse anche un anno fa. È qui presente vicino a me il dottore Nocera, che incontrandomi in banca un giorno per diciamo il nostro conto corrente che era qui in questo istituto bancario, mi ha illustrato un po' quello che la banca Unicredit fa a favore del sociale. E allora ci ha spinto a riflettere su che cosa potessimo noi, Lega Italiana Lotta Tumori, la cui missione è la prevenzione oncologica a 360 gradi, che cosa potessimo chiedere. E allora abbiamo fatto una riunione, ci siamo consultati e abbiamo pensato all'acquisto di un ecografo. Un ecografo che è uno strumento molto importante, come tutti sappiamo, e può, come dire, svelare delle patologie ancora molto piccole che le mani non riescono a toccare attraverso la visita. Così, attraverso una consultazione di mercato, con, devo dire, anche ditte che si sono presentate in maniera molto spartana, chiedendo proprio il minimo indispensabile, siamo arrivati a concretizzare attraverso la scrittura di un progetto. E su questo insisto, perché dico, negli istituti bancari, nel nostro lavoro quotidiano di operatori volontari, c'è la parola dare, c'è la parola fare, ci sono queste parole che però devono trovare poi la concretizzazione.